Sarà una delle stagioni più avare di olio degli ultimi anni, con un raccolto che si prevede sarà ridotto di oltre il 50% in alcuni casi. È un prodotto non proprio eccezionale. La strana stagione estiva, piovosa e molto umida, ha infatti contribuito alla proliferazione della mosca olearia, con danni sia quantitativi che qualitativi. Nel primo caso la sottrazione di una parte considerevole della polpa della drupa provoca la riduzione della resa in olio. Sotto l'aspetto qualitativo va considerato il sensibile peggioramento della qualità dell'olio estratto da olive con un'elevata percentuale di attacchi da larve. L'olio infatti ottenuto da olive bacate ha una spiccata acidità e una minore conservabilità. Alberto Amoroso, presidente Associazione Confrantoiani. La situazione è che quest'anno abbiamo avuto una estate un po' anomala, no? Pioveva, è piovuto e piove tantissimo, c'è stata tanta umidità, non fa bene al prodotto, al nostro prodotto in particolare, e avremo una raccolta inferiore a quella degli anni precedenti. Il Il prodotto come sarà? prodotto, per chi fa l'agricoltore a tempo pieno, sicuramente è buono perché sta attento alle sue produzioni. Per chi fa l'agricoltore da diporto, probabilmente non raccoglierà nulla perché, appunto, il clima non è stato favorevole. Prezzi comunque destinati a salire rispetto al passato, olio extravergine delle colline d'Abruzzo che diventerà merce rara. All'abbondanza delle passate stagioni, quest'anno seguirà una produzione ridotta. Si salvano i coltivatori che hanno fatto trattamenti specifici più volte nel corso della stagione e si continua a pochi giorni dal raccolto. Il calendario popolare contadino prevede di norma il raccolto dopo la festività di Ogni Santi, dunque ai primi di novembre. Quest'anno, a metà ottobre, già ci si affretta a salvare il salvabile prima di perdere il raccolto destinato alla caduta. Siamo nelle campagne dell'Agro Frentano, il signor Nicola Caravaggio a metà ottobre fa il trattamento preventivo, no? Sì, queste per 10 giorni però di carenza, non si può fare più di quelle di 20 perché sennò è soggetta Ma per la mosca è questo? sì, per ammazzare qualcosa che c'è rimasto, sennò l'olio viene forte, se non si può mangiare. Lei ce l'ha, insomma, il Queste prodotto. sono state trattate via 4-5 volte, sì. Quindi lei, insomma, ha agito con i prodotti. Sì, con un dottore agrario e tutto ciò, sennò Quest'anno sono un disastro. niente, esatto.